Egitto, Valle dei Re. L'antico luogo di sepoltura del faraone Tutankhamon. La scoperta della sua tomba nel 1922 rese l'archeologo Howard Carter una vera e propria celebrità. Ma ci fu anche un altro membro della spedizione di Carter che giocò un ruolo fondamentale nel raccontare la storia di questo faraone a tutto il mondo. Non compare mai nelle fotografie degli scavi, perché lui era l'uomo che immortalò tutto. I suoi scatti fecero innamorare il mondo del faraone fanciullo Tutankhamon. Grazie a lui, la mia passione per questa cultura antica e misteriosa non è mai tramontata. Volevo scoprire di più su questo pioniere della fotografia, che ha ottenuto delle splendide foto nonostante le condizioni quasi sempre avverse. Così ho assunto un fotografo che usa delle tecniche molto simili. Fermo così? Bene, sì! Insieme investigheremo sull'operato di un eroe sconosciuto della fotografia inglese e torneremo nei luoghi dove realizzò gli scatti. Scopriremo come riuscì a spingersi oltre i limiti della tecnologia degli anni 20 nonostante le temperature sfavorevoli, dando vita a un tesoro inestimabile di immagini. Ottima composizione dell'immagine. Si vede che era un maestro in questo settore. Ricreeremo la sua camera oscura nelle profondità di un'antica tomba. Pensa che ci troviamo esattamente nel luogo in cui Burton sviluppò i suoi negativi. Sveleremo il duraturo retaggio del suo lavoro. Le sue foto sono una risorsa fondamentale per tutti coloro che vogliono approfondire questo argomento. Impareremo che le sue tecniche sono utilizzate ancora oggi da coloro che vogliono svelare i segreti dell'antico Egitto. È la storia del fotografo più famoso del mondo che nessuno ha mai sentito nominare. Si chiamava Harry Burton, l'uomo che fotografò Tutankhamon. Anni fa, una solenne processione capeggiata da numerosi sacerdoti solcava le dune del deserto dirigendosi a pochi chilometri a ovest dell'antica Tebe, oggi meglio nota come Luxor. Partecipavano al rito di sepoltura di un ragazzo che morì in circostanze misteriose dopo solo 9 anni di regno. Il corpo di Tutankhamon e i preziosi reperti che furono sepolti con lui giacquero indisturbati per secoli. Nei primi anni del 1920, l'archeologo britannico Howard Carter era intenzionato a ritrovarli. Questa casa, nella Valle dei Re, era il quartier generale della sua lunga spedizione, finanziata dal conte Lord Carnarvon. Ingaggiarono un piccolo esercito di manodopera locale che spostò e sollevò tonnellate di sabbia e pietre. Ma dopo 8 anni di estenuante ricerca non erano riusciti a trovare nulla di significativo. Carter aveva le ore contate. Lord Carnarvon voleva togliere i fondi agli scavi di Carter. Ma tutto cambiò quando dalla sabbia riaffiorò un gradino che presto rivelò una scala che conduceva a un complesso tombale intatto. Era il 4 novembre 1922. 2 settimane dopo, al Winter Palace Hotel di Luxor, Carter e Carnarvon annunciarono la notizia al mondo. Avevano risolto il più grande mistero dell'archeologia. Avevano scoperto la tomba del faraone Tutankhamon. Ma quello fu solo l'inizio della storia. Carter sapeva che aveva bisogno di una squadra che lo aiutasse durante gli scavi e di qualcuno che narrasse la storia di quegli antichi tesori. Così selezionò i migliori scavatori di quel periodo, esperti di conservazione dei reperti, professori di geroglifici e un solo fotografo, lui, Harry Burton. Nei 10 anni a seguire, Burton ottenne un posto in prima fila mentre il rotolo di papiro più antico nella storia dell'archeologia veniva srotolato di fronte ai suoi occhi. La sua fotocamera
immortalò in maniera dettagliata gli straordinari reperti della tomba. Catturò ogni momento di questa entusiasmante scoperta storica. Realizzò delle immagini che solleticarono l'immaginazione di tutto il mondo. Ebbe un ruolo fondamentale nella creazione della leggenda di Tutankhamon. La ricerca dell'eroe sconosciuto degli scatti memorabili inizia in un luogo lontano dal caldo della sabbia del deserto. La maggior parte dei tesori di Carter si trova in Egitto. Ma esiste un luogo che custodisce altre meraviglie provenienti da quegli scavi e si trova qui, a pochi passi. Questo è il Griffith Institute a Oxford. Ben custoditi nel seminterrato, si trovano i meticolosi registri di Howard Carter e le annotazioni di 10 anni di avventure nella Valle dei Re. E come ogni grande avventura, tutto inizia da una mappa. Questa è la mappa originale di Carter della Valle dei Re. Aveva disegnato una vera e propria griglia. Esatto. Divise la Valle dei Re in quadrati e iniziò gli scavi settore per settore alla ricerca della tomba di Tutankhamon, finché rimase soltanto una griglia in cui cercare, quella vicino alla tomba di Ramses VI. È qui che ritrovarono la tomba di Tutankhamon. Riportarono alla luce dei gradini che conducevano alla tomba, ma non sapevano che fosse quella di Tutankhamon. Deve essere stato davvero emozionante, non crede? Sì, molto. Questo è il diario originale di Carter del 1922. E se osserviamo la pagina di sabato 4 novembre, troviamo una scritta trasversale: ritrovati i primi gradini della tomba. È insolito che scrivesse così. In genere seguiva con cura le righe della pagina. Forse era emozionato. Sì, la velocità di scrittura evidenzia il suo stato d'animo. Questa scoperta segnò una svolta nella vita di Carter, divenne famoso. Tutti quanti vennero a conoscenza del suo grande lavoro. Carter non era un cacciatore d'oro, ma un archeologo innovativo che amava documentare le sue scoperte con rigore scientifico. Dopo alcuni giorni dalla scoperta della scalinata, iniziò a scattare delle foto, ma non fu soddisfatto dei risultati. Carter era un artista discreto, gli piaceva dipingere e dedicarsi alla fotografia, ma credo che si rese conto di aver bisogno di un vero professionista per realizzare delle immagini accurate all'interno della tomba, che era quasi del tutto immersa nel buio. Le condizioni di luce non erano delle migliori. Di certo non poteva fare tutto quanto da solo. Infatti, era oberato di lavoro dopo quella scoperta sensazionale della tomba. Questa era la squadra di Carter al completo, incluso l'uomo che restò al suo fianco per tutto il periodo degli scavi. Chi tra loro è Barton? L'uomo con i baffi al centro è Carter, mentre dietro di lui troviamo il fotografo Harry Barton. L'antico Egitto mi ha incuriosito da sempre, ma non avevo mai sentito parlare di Barton. Aveva evitato le luci della ribalta, nonostante le sue foto resero Carter un uomo di successo. Volevo sapere di più su quest'uomo misterioso. Com'era riuscito a creare quelle splendide foto che gli egittologi studiano tutt'oggi? Come Carter, ho ingaggiato un fotografo per capirlo. È fantastico. Ancora oggi, Harry Cory Wright utilizza lo stesso tipo di fotocamera di Barton, con la quale vennero realizzate immagini come queste. Che splendore. Ma c'è una grande differenza tra la fotocamera di Harry e quella di Barton. Harry usa la pellicola, mentre Barton si era affidato alla sua antenata, la lastra fotografica. Vediamo. I suoi negativi originali sono un altro dei tesori custoditi al Griffith Institute e sono ricchi di indizi sulla sua tecnica fotografica. Margaret, guarda qui. Queste erano le lastre fotografiche utilizzate al tempo nel suo dispositivo. Perché usava queste lastre? Non esisteva la pellicola. La pellicola già esisteva, ma non era ancora perfetta. La tecnologia si stava sviluppando in quel campo e la lastra di vetro era ancora il metodo più affidabile. I negativi in vetro erano lo standard di quei giorni. La tecnica consiste in una lastra di vetro su cui veniva applicata un'emulsione fotosensibile di bromuro d'argento. I negativi venivano poi sviluppati per creare le stampe. La competenza di Barton in questo delicato lavoro era straordinaria. Come riuscì a realizzare dei capolavori così dettagliati in condizioni talmente avverse?
Sono lastre molto fragili. Immagina di svilupparle con il caldo torrido e i granelli di sabbia che potevano compromettere l'emulsione. Ha davvero realizzato un lavoro accurato e nitido, di grandissima difficoltà. È incredibile che grazie a queste foto possiamo ricostruire la storia di quegli scavi archeologici. È ciò che la fotografia si prefigge da tanti anni, cioè catturare i momenti più importanti e rilevanti della realtà. A una attenta analisi possiamo vedere diversi uomini in questa foto e, se osserviamo più da vicino, si vedono addirittura i gemelli che indossa quest'uomo. E il suo anello. Anche l'anello, esatto. Che cosa si prova, Francisco, a lavorare con questo materiale? Prima di tutto bisogna fare molta attenzione. Sono documenti importanti e fragili. È bello vedere Carter e la sua squadra al lavoro. Dopo tanti anni che studio personalmente queste foto, sembra quasi di conoscerli. Per noi è davvero emozionante perché lavoriamo direttamente con gli originali in cui è ancora presente quel reagente chimico di tanti anni fa. È straordinario come la luce sia riuscita a consolidare e a mantenere inalterate queste scene, questi splendidi paesaggi per quasi 100 anni. Ho chiesto a Harry di seguirmi in Egitto per scattare delle foto con la stessa attrezzatura e i metodi usati da Barton. Insieme indagheremo su come è riuscito a creare delle immagini così nitide usando una tecnologia analogica che deve aver spinto quasi al limite. Ottima composizione dell'immagine. Si vedono chiaramente i soggetti ritratti. Era un maestro in questo campo, sapeva come conciliare vari elementi. In questa foto risalta la qualità giornalistica che la differenzia da tutte quante le altre. Quando Carter iniziò a cercare dei professionisti, Barton aveva già lavorato in Egitto per più di 10 anni. Fece tanta strada partendo dal suo piccolo paese di nascita, Lincolnshire. Era figlio di un falegname o di un carpentiere, aveva umili origini. I suoi genitori riuscirono a farlo studiare e a un certo punto della sua vita, non sappiamo come, entrò in contatto con un uomo facoltoso di una famiglia locale, Robert Harry Hobart Cust. Con l'aiuto di Cust, Barton vide spalancarsi molte porte. Lasciò Stanford per lavorare come assistente personale del ricco appassionato d'arte che possedeva una casa in Italia. Invitò Barton, allora solo un adolescente, nella sua casa di Firenze, come amico fidato e per lavorare come segretario. Fu così che Barton entrò in un nuovo mondo. Abitavano al centro di Firenze, vicino a Ponte Vecchio, in uno splendido appartamento in cui fece la conoscenza degli aristocratici inglesi, che tra una festa e l'altra si godevano il clima mite e l'atmosfera rilassata del Rinascimento italiano. Non sappiamo con certezza quando Barton si avvicinò alla fotografia e quando iniziò ad appassionarsi a quest'arte, ma nel 1890 era già assistente di Cust e per lui scattò diverse foto durante le visite ai musei, alle chiese, alle collezioni private e ovviamente si interessò a quest'arte tanto da crearsi una reputazione di successo nel corso degli anni. A Firenze, Barton incontrò un americano, Theodore Davis, un multimiliardario con la passione per l'Egitto. Dopo aver concluso dei grossi affari a New York, costruì un'enorme casa a Newport a Rhode Island e andò in pensione trascorrendo i lunghi inverni sia in Egitto che in Italia. Al contrario di Davis, il governo egiziano non poteva permettersi grandi somme. A quel tempo era appena uscito dalla bancarotta del 1870 e solo grazie al denaro di Davis il governo poté permettersi di finanziare gli scavi e le spedizioni più importanti che dovevano svolgersi nella Valle dei Re. Davis reclutò Barton nella sua squadra. Lavorò dapprima come archeologo, poi si specializzò soprattutto nella fotografia. Quando Davis tornò definitivamente in America nel 1914, Barton iniziò a collaborare con il Metropolitan Museum di New York, che aveva già una squadra al lavoro nella Valle dei Re. Divenne noto nel 1922 come il miglior fotografo di scavi in Egitto. Aveva appena ottenuto quel riconoscimento internazionale quando Howard Carter fece proprio quell'anno la scoperta del secolo.
Questo è il vero ingresso alla tomba da cui entrarono Carter e la sua squadra. E qui in basso, sotto a queste scalette di metallo, c'erano i primi gradini che videro la luce il 4 novembre del 1922 e che fecero cambiare il corso della storia dell'archeologia egizia. Per Carter e Carnavon fu un momento di trionfo e rivalsa. Giorno dopo giorno, passo dopo passo, si addentravano all'interno della tomba del faraone. In pratica, immagina quando Carter entrò qui, era un tunnel pieno di polvere, frammenti di calcare, sabbia. Perché era pieno di detriti? Perché era un modo per scoraggiare i predoni di tombe ad avventurarsi all'interno. Al termine dei riti funebri, i cunicoli venivano sotterrati, ma purtroppo qualcuno riuscì comunque a scavare un piccolo tunnel attraverso la sabbia e quando Carter se ne accorse era molto turbato all'idea di non trovare più nulla. Pensava avessero saccheggiato tutto. Cosa avrebbe dovuto trovare? Ci sarebbe stato ancora qualcosa da catalogare qui? Ma quando Carter giunse alla fine della camera, la vide stracolma di, come disse lui, cose meravigliose. Qui ci troviamo nell'anticamera, già, molto piccola. Il pavimento è stato aggiunto, ma la camera era più bassa, vero? Esatto. Mentre questa mummia... Sono cambiate tante cose da quando il faraone adolescente fu sepolto qui per sopravvivere ai secoli. I suoi resti hanno abbandonato il sarcofago e sono stati sistemati in una teca di vetro con controllo del microclima. Tutti gli oggetti sepolti con lui sono stati rimossi e custoditi con grande cura nei musei. È difficile immaginare come doveva essere questo spazio vuoto quando Carter lo ritrovò ricolmo di tesori. Ma per fortuna, grazie alle foto di Barton, possiamo tornare indietro nel tempo. Questa foto di Barton mostra la parete di questa camera. In fondo c'erano... le ruote dei cocchi del faraone. Esatto, era proprio nell'angolo, mentre qui si vedono dei piccoli sgabelli su cui sedeva Tutankhamon. Si era davvero seduto lì oppure servivano nell'aldilà? No, utilizzò davvero quegli sgabelli. Oh. Grazie alla prospettiva che risalta dalla foto scattata da Barton, si riescono a vedere gli sgabelli piccoli e quelli grandi, per l'infanzia e la giovinezza. Sulla parete di fondo cosa c'era? Dunque, oltre ai cocchi, erano accatastati anche molti scrigni. Qui si possono vedere chiaramente anche due letti funebri. Sì, quello con la testiera di ippopotamo e quello di leopardo. Questi cosa sono? Sono casse per il cibo. Ah, per il picnic. Sì, per un picnic, così che non avesse fame mentre era nell'aldilà. Poi abbiamo barche e altri scrigni. Le pareti non hanno subito un graffio da allora. Esatto, la stanza è ancora perfettamente mantenuta. Ma all'epoca la grande meraviglia fu quella di ritrovarla completamente stracolma di tesori. Dall'altra parte della stanza c'erano due statue di guardiani. Esattamente. Una laggiù e... Sì, ce n'era una proprio qui e l'altra nell'angolo opposto. Ma non erano poste in maniera simmetrica? No, sono leggermente sfalsate perché l'apertura non era del tutto centrata. E sorvegliavano l'ingresso? Sì. L'ingresso però non era così grande. No, la parete dapprima venne sfondata e poi allargata per portare fuori tutti gli scrigni e i sarcofagi. Certo, perché da questa foto si nota chiaramente la parete originale. Sì, purtroppo gli archeologi devono distruggere anche delle pareti se vogliono scoprire che cosa celano. Ma grazie alla foto di Barton possiamo vedere com'era prima che venisse distrutta. Fu una scoperta impareggiabile. Un complesso tombale completamente intatto. Servirono mesi per documentare tutti i tesori ritrovati nell'anticamera. Barton immortalò dapprima le posizioni di ogni oggetto presente, come le testiere dei letti zoomorfi. Infine, scattò dei primi piani a ogni artefatto numerato. Questo è uno dei tesori più grandi della tomba. Sullo schienale, le raffigurazioni del faraone e della sua sposa, illuminati dai raggi del sole. Durante questo periodo, la fotografia a colori era ancora agli esordi. Così le immagini in bianco e nero furono impreziosite dalle note e dai disegni di Carter. Segnalavano i colori che la fotocamera di Barton non era riuscita a catturare. Soltanto quando l'anticamera fu del tutto svuotata e catalogata, Carter spostò la sua attenzione a quell'ingresso sigillato per scoprire i misteri che nascondeva.
È lì che si trovava la camera funeraria del faraone? Il fotografo Harry Corey Wright è arrivato in Egitto ed è pronto per mettersi all'opera. In tutti questi anni ha realizzato delle splendide immagini con la sua fotocamera analogica, ma questa volta dovrà fare i conti con la sabbia del deserto, utilizzando le stesse tecniche usate da Barton quasi 100 anni fa. Medinet Abu è il tempio funerario di Ramses III, che regnò in Egitto circa 150 anni dopo la morte di Tutankhamon. È un sito che Barton fotografò prima di lavorare assieme a Carter. Caspita, che bel posto! Ci troviamo all'interno delle mura difensive. Il tempo ha eroso le pareti, si riescono a vedere addirittura i mattoni e la tecnica di costruzione. Guardate! Quando Barton iniziò a lavorare con Carter, aveva già realizzato foto in condizioni atmosferiche e ambientali come queste. È un buon posto per iniziare i miei esperimenti usando gli stessi metodi e le attrezzature di Barton. La mia fotocamera è quasi identica a quella originale del 1920, tranne che per le lenti e l'otturature moderni. L'ho adattata per montare le lastre fotografiche di vetro, come quelle di Barton. Dunque, questo è l'oggetto che ci interessa, la lastra di vetro che ho in mano. Questo è uno degli ambienti meno indicati al mondo dove maneggiare delle apparecchiature così delicate. E come fece Barton al tempo, non ne ho proprio idea. Aveva centinaia di queste lastre con sé. Barton lavorava in un'epoca in cui gli esposimetri non esistevano ancora. Sapeva per esperienza come manovrare le variabili di apertura e di velocità dell'otturatore per ottenere una buona esposizione sotto un sole così intenso. È incredibile. Qui la luminosità è quasi il doppio di quella con cui sono abituato a lavorare dalle mie parti. Ok, inizio la lettura spot di quella roccia laggiù. Lo imposto a 1:45. Ecco il momento che stavo tanto aspettando. Dopo una pausa di 1 secondo, l'immagine di quella roccia è stata immortalata. Qui dentro, tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno sono qui, sulla superficie di questa lastra di vetro. Ora la ripongo in questo sacco e aspettiamo. Sono davvero teso. Non vedo l'ora di svilupparla come una volta. Incrociamo le dita. Questa tecnica fotografica è solo per chi ha il dono della pazienza. Ogni scatto deve essere studiato con attenzione e precisione. Harry Barton conosceva a menadito tutti questi aspetti del suo lavoro e gli furono utili per realizzare un registro fotografico completo degli scavi della tomba. Una volta svuotata l'anticamera, Carter rivelò le altre zone del complesso tombale. La statua di Anubis, il dio egiziano della mummificazione, era a guardia del maestoso tesoro del faraone. In questa stanza, Carter scoprì uno scrigno dorato contenente gli organi imbalsamati di Tutankhamon, protetti da 4 dee. Carter disse: «È il monumento più bello che abbia mai visto. Ti toglie il fiato e resti abbagliato dalle sue meraviglie». Le fotografie di Barton sono un reperto prezioso che ci hanno permesso di vedere com'era la tomba al tempo del ritrovamento. Ma oggi qualcuno le usa ancora? Certamente. Sono una delle risorse principali per tutti gli appassionati e per chiunque voglia studiare la storia di Tutankhamon. Sto lavorando con un gruppo allo studio del bastone personale del faraone. Quell'oggetto aveva 2 scopi.
quello di sorreggerlo, ma era soprattutto un simbolo di autorità del suo potere, della sua regalità. Inoltre, alcuni bastoni assumevano maggiore importanza e significato nel passaggio verso l'aldilà, a cui spesso associavano diversi tipi di incantesimi. Per questo le fotografie di Barton sono essenziali, perché grazie ai suoi primi piani e alla cura dei dettagli si riesce a capire di quale materiale erano realizzati i reperti. Oggi si possono realizzare foto come quelle? È molto difficile, anche se abbiamo tentato. Ma nonostante le fotocamere digitali high-tech e a colori, la risoluzione non raggiunge mai una nitidezza così perfetta, cosa che invece Harry Barton riuscì a ricreare con la lastra di vetro. Qual è la tua preferita? Adoro questa, dove c'è Carter. Già. Le lampade e tutti i suoi attrezzi. Per lavorare in sicurezza ovviamente hanno dovuto installare delle travi sul soffitto per assicurarsi che la stanza non crollasse mentre la esploravano. Esatto, sì. In un certo senso queste foto sono delle prove a testimonianza del suo lavoro di archeologo e di tutte quelle ore trascorse seduto al caldo torrido della tomba a documentare meticolosamente ogni piccola informazione. Tra le fotografie di Barton e gli appunti di Carter abbiamo un riscontro notevole di come quel tempo dovevano essere gli scavi archeologici. In quasi 10 anni trascorsi a scavare la tomba, Barton creò un archivio di oltre 1400 immagini. Dopo ogni scatto, il negativo doveva essere rimosso dal suo contenitore e sostituito con una nuova lastra di vetro, il che è più complicato di quanto non sembri. Questa è una camera oscura portatile. Devo prima togliere il negativo dalla protezione nera e metterlo in una scatola e infine aggiungerne una nuova. Non sono bravo a fare due cose allo stesso tempo, quindi devo concentrarmi. L'ho fatto già altre volte, ma mai in un posto così affascinante. Harry non è l'unico fotografo su quel sito. Gli archeologi dell'Università di Chicago stanno studiando il complesso di questo tempio dal 1920, da quando Carter e Barton iniziarono a lavorare insieme. Anche gli americani, come Barton, furono dei pionieri nell'uso della fotocamera nell'ambito dell'archeologia. Jaco Kobilecki e Sue Leeson hanno mantenuto viva quella tradizione. Misuriamo quello. Sì. Salve. Allora, come va? Salve. Tutto bene? Tutto ok. Dunque, su cosa state lavorando? Stiamo provando a fotografare questo enorme blocco di nubiani. Sì. Ma prima di tutto abbiamo posizionato un righello per avere un punto di riferimento della grandezza. Giusto. Perciò... Però io ho notato che state usando una fotocamera a lastre di vetro. Sì, esatto, proprio così. E come mai? Perché garantisce la massima risoluzione possibile. Nonostante viviamo in un'era digitale e super tecnologica con ogni attrezzatura possibile, questa è ancora la... La migliore. Non è solo perché ti piace. No. No? No, 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 no. La no, usi no. Perché è la migliore di tutte quelle in commercio. Forse un giorno la cambierò, ma per il momento no. Lavorando in questo modo riesci a calarti perfettamente nei panni di Barton. Esatto. La squadra di Chicago è guidata dagli stessi ideali che hanno motivato Barton e Carter. È livellato? Sì. Ok, ci siamo? Vediamo. Questo è un lavoro da veri professionisti. Ah, vediamo così, eh? Ecco, bene. Ora è livellato. Le fotografie scattate oggi si uniranno ai disegni e ad altri dati accumulati nel tempo per creare un registro completo e accurato di un luogo storico estremamente fragile. La maggior parte delle immagini di Barton documentano gli artefatti della tomba, ma ha immortalato anche gli archeologi al lavoro. In questa foto, i colleghi di Carter esaminano uno dei 6 cocchi cerimoniali. Era un simbolo della sovranità egiziana, laminato in oro con vetro e pietre colorate. Harry spera di poter ricreare una foto simile. In pratica, vorrei riprodurre una foto con la stessa sensibilità ed eleganza che ha utilizzato Barton. Deve essere una fotografia che spiega con semplici dettagli il lavoro complicato che svolgono alcune persone. Un'immagine che in un solo scatto riesce a cogliere l'impegno e la fatica del processo lavorativo.
Salve. Ah, era quello che cercavo. Fotografare un soggetto in movimento con una fotocamera come questa solleva difficoltà diverse dalla digitale. Posso chiederti per favore di metterti qui, magari girato di spalle? Così, le lastre fotografiche sono meno sensibili alla luce. Hanno bisogno di una esposizione maggiore e di soggetti pazienti come i nostri amici che hanno fatto da modelli. 4 secondi, sì, va bene. Ok, fantastico. Continua a guardarmi, così. Brett, continua a lavorare tranquillo, ma voltati leggermente verso di me. Così, perfetto. Utilizzando gli stessi metodi di Barton, ho fatto una scoperta importante sulle foto scattate agli uomini al lavoro. Spostati un po' a sinistra, per favore. Così, perfetto. Puoi guardare da questa parte? Ti ringrazio. Gli scatti sembrano essere realizzati con soggetti in movimento, ma Barton deve aver dato delle indicazioni precise agli archeologi, dicendo loro di fermarsi in una posa dando l'illusione che stessero lavorando. Ok, fermo. Non muoverti. Per un breve istante dovevano solo sembrare degli archeologi, senza svolgere davvero il loro lavoro. 1, 2, 3, 4. Sì! Che emozione! È stato bello! Grazie mille! Gli archeologi di Chicago lavorano a questo sito in solitaria. Non fu lo stesso per Barton e Carter nel 1922. Alcuni giorni dopo la scoperta, una folla di turisti e giornalisti invasero la valle per tentare di scorgere i tesori del faraone. I media affollavano ogni giorno i dintorni della tomba e per gli uomini che erano abituati all'anonimato fu quasi un vero shock. Infatti, secondo le affermazioni di un collega di Carter, l'archeologo di solito trascorre il suo tempo avvolto nel silenzio, spesso scavando tunnel alla ricerca di artefatti e redigendo tediosi articoli per le testate scientifiche. Ma ora, tutto d'un tratto, si trova sotto le luci della ribalta, fermato ad ogni angolo dai giornalisti, dopo lunghe attese, per rubargli uno scatto e sommergerlo di domande. L'emozione della scoperta aveva colpito tutti, in particolare gli egiziani. Dopotutto, si trattava della loro storia. La scoperta della tomba assunse carattere internazionale. Gli europei rimasero sbalorditi da questa notizia, ma ancora di più lo furono gli egiziani. Il faraone adolescente era stato finalmente riportato alla luce, scuotendo il panorama politico e artistico dell'epoca, ridando speranza all'Egitto, che proprio in quegli anni ottenne la sua indipendenza, risvegliandosi da un incubo e finalmente tornava a prendere una boccata d'aria. Uno degli egiziani che più rimase colpito da questa scoperta fu un giovane fotografo di Luxor, che abitava sulla sponda opposta del Nilo rispetto alla Valle dei Re. Attaya Gaddis vendeva i suoi scatti ai turisti per guadagnarsi da vivere. Suo nipote oggi lavora nello stesso negozio aperto nel 1920. Grazie per averci ricevuto in questo posto meraviglioso. Grazie. Da quanto tempo lavora nel settore? Mio nonno ha iniziato nel 1907, perciò lavoriamo nel settore da oltre 100 anni. Suo nonno era un fotografo, quindi quelle erano le sue fotocamere? Sì, esatto, proprio queste. Attaya era l'apprendista di un fotografo italiano di nome Felice Beato. Quando morì nel 1909, Attaya prese il suo posto. Mi piacciono molto le foto che ha scattato, soprattutto quelle della tomba di Tutankhamon. È vero. Gliele mostro. Che belle! Questo è l'esterno. L'esterno della tomba. Esatto, stanno trasportando degli oggetti su una lettiga. Costruirono una piccola ferrovia vicino al Nilo. Era stata costruita apposta. Sì, ma era davvero piccola. Ci lavoravano molte persone. C'era tanta gente, è stata una grande collaborazione, sì, vero? Sì, esatto. Questa invece cosa ritrae? Sembra la ruota di un carro. Sì. Quello con il cappello è Carter, giusto? Ah, esatto. Questi archeologi erano davvero eleganti con gli abiti di quell'epoca. Sì, sono d'accordo con lei. Questa ritrae l'interno della tomba. Oh, è uno dei sarcofagi. Questo è il primo, incute timore. Ah, sono delle foto di ottima qualità. E qui è come appariva la Valle dei Re all'epoca. Sì, questi sono i primi anni della scoperta. Si vedono le guardie e le tende di chi ci lavorava.
Certo, servivano delle guardie. Che splendidi scatti! Lord Carnarvon si volle liberare dei media una volta per tutte. Nel gennaio del 1923 vendette i diritti esclusivi al Times per 5.000 sterline, una piccola fortuna all'epoca. Con questa manovra eliminò i giornali concorrenti, ma gli egiziani lo videro come un modo per dirottare la loro storia nelle mani degli stranieri. Per Burton fu una grande notizia. Fu una grande svolta per la sua carriera. Non era più solo un fotografo di archeologia. I suoi scatti ora erano da prima pagina. I riflettori erano puntati su Carter, ma le foto di Burton rivelarono delle caratteristiche importanti per gli scavi. Se osserviamo con attenzione le fotografie, ci renderemo conto che manca qualcosa negli articoli di giornale dell'epoca, negli appunti di Carter, nei suoi diari e in tutti gli archivi del sito archeologico. Manca proprio la figura del lavoratore egiziano, che non venne mai nominato dalla stampa, mentre le fotografie non mancarono di immortalare i lavoratori egiziani. Le foto di Burton hanno alimentato il fascino per l'antico Egitto. Non sappiamo se la maschera funeraria sia un simulacro accurato, ma di certo tesori iconografici come questo hanno ispirato gli artisti di tutto il mondo. All'epoca, intanto, folle di appassionati riempivano i teatri per ascoltare la storia della scoperta da Carter in persona, e al suo fianco Burton continuava a scattare foto. Abbiamo ancora delle lastre di vetro originali con il portalastre in legno. Li portava sempre con sé. Sì, questo era il set da viaggio. Se apriamo un cassetto, possiamo notare che conteneva almeno un centinaio di lastre di vetro. Non le fabbricano più come queste, vero? No, questa è una foto che ritrae il sentiero che conduce alla Valle dei Re. Appartengono tutte alla collezione originale di Burton? Esattamente, sono tutti negativi originali della collezione privata di Burton. Qui è raffigurato Carter mentre studia alla Camera del Tesoro. Divennero tutti dei personaggi importanti, non è vero? Erano diventati delle celebrità, in un certo senso. Questa invece è una lastra colorata a mano. Carter voleva a tutti i costi trasmettere al mondo i magnifici colori che aveva visto su quei tesori all'interno della tomba. Cioè, aggiunsero i colori a mano sulla foto in bianco e nero di Burton? Esatto. Questi colori sono magnifici. È il particolare di un bracciolo del trono situato nella Camera del Tesoro. Sappiamo che Carter aveva annotato nei suoi diari ogni singolo colore e materiale degli oggetti ritrovati. Quegli appunti gli sono tornati utili. Certo, anche se questo è un metodo più efficace per mostrare a tutti i colori originali. È un lavoro davvero meticoloso. È difficile essere così dettagliati. È incredibile. E le immagini furono ancora più suggestive quando vennero proiettate in un auditorium completamente al buio, ricreando l'atmosfera e il brivido della scoperta. Tecnologia. Per quell'epoca lo era. Il tutto descritto dallo stesso Carter che aveva fatto la scoperta, che era sulla copertina del Times e che ora mostrava uno dei tesori più belli del mondo a colori. Wow! Deve essere stato sensazionale. Mi ricordo la mostra di Tutankhamon del 1970 al British Museum. Una fila interminabile di persone. Presumo sia stato lo stesso per Carter. Carter era diventato una celebrità e la sua scoperta aveva fatto il giro del mondo, quindi credo che quel giorno ci sia stata una gran folla per ascoltare la sua conferenza. Sicuramente, se non ci fossero state delle diapositive da mostrare, la sua conferenza non sarebbe stata poi così tanto interessante. Le fotografie di Burton sono state il fulcro della conferenza di Carter. Fu anche grazie a questa scoperta che si risvegliò la passione per l'Egitto nel resto d'Europa e del mondo, influenzando arte, cultura e monumenti in stile egiziano eretti in tante piazze. Queste immagini ispirarono la cosiddetta egittomania, cioè l'interesse per tutto quello che provenisse dall'Egitto. Si chiamava davvero in questo modo? Sì, proprio così. 3,000 years ago, in history we know, King Tutankhamun ruled a mighty land. Why they opened up his tomb the other day and jumped with glee. They learned a lot of ancient history. Mentre l'egittomania spopolava nel resto del mondo, Harry Burton continuava il suo lavoro in Egitto. Scattare quelle immagini richiedeva un'immensa abilità e pazienza,
ma era solo una parte della sfida, perché le foto dovevano anche essere sviluppate. E dovevano essere sviluppate in fretta, perché Carter passava alla fase successiva degli scavi solamente una volta approvate le foto. La camera oscura più vicina alla valle si trovava a casa di Carter, perciò Barton in qualche modo dovette improvvisare. Ciò che salta subito agli occhi di questo posto è la quantità di tombe presenti. Le valli ne sono piene e tutte vicine tra loro. Lì, dietro di me, laggiù, praticamente ovunque. Ovviamente per Carter e la sua squadra tutto questo si rivelò fonte di benefici inaspettati, soprattutto quando trovarono quella tomba laggiù. Questa tomba sotterranea fu scelta da Barton per realizzare la camera oscura. Harry è stato autorizzato a sviluppare i suoi negativi nella stessa tomba di Barton. Lavorerà assieme a Sue Leeson dell'Università di Chicago. Sue! Harry? Metterà a sua disposizione alcune attrezzature. Non c'è di che. Utilizzeremo dei vassoi un po' logori. Benissimo, sì. Ho trovato interessante il fatto che le lastre fotografiche ammirate ad Oxford non sono state sviluppate in una camera oscura ben attrezzata. Serviranno dei becher e molte taniche d'acqua. Sembra di ritornare agli anni venti. Barton lavorò in quella tomba con il caldo torrido del deserto e la polvere che si alzava a ogni passo. Gli scavi si trovavano a pochi metri da quel luogo. Immaginiamo che abbia appena scattato delle foto e che debba recarmi alla tomba con i negativi sì. in mano. È quella laggiù? È quella, non dista molto. Favoloso. Pensavo che fosse molto più lontana dagli scavi di Tutankhamon, invece no. È davvero a pochi passi. Wow, che meraviglia! È ripida. Inoltre, nessuno è più entrato lì da tantissimi anni. Davvero? Sì. Forza, diamo un'occhiata. Ok. A chi apparteneva la tomba? È la numero 55. Sì? Viene chiamata Deposito di Amarna. Oh, è molto ripida, caspita. Sì, infatti. Era difficile trasportare tutta l'attrezzatura sì, qui. Sì, immagino. Fa attenzione. Certo. E posso immaginare che sia venuto qui anche di fretta. Già, tutti quanti lo attendevano per vedere le fotografie. Ok, fingo di portare le lastre. Attento a non scivolare. Avrà sicuramente rallentato appena giunto qui. Caspita, ci siamo. Wow. È un vero privilegio per Harry e Sue. È la prima volta che viene dato il permesso di sviluppare delle fotografie dopo che lo fece Barton nel 1920. C'è un gradino. Sarà un duro lavoro. Ci sono delle infiltrazioni d'acqua lassù. Nel 1990, quando gli archeologi fecero un sopralluogo, trovarono dei frammenti di vetro nella sabbia. Erano i resti dei negativi di Barton. Dovevano essergli caduti lì circa 100 anni prima. Ci stiamo addentrando nella tomba. Guarda! Non c'è il tipico odore di una camera oscura. Ci faranno compagnia quei vasi lì a terra, li vedi? Sì, infatti, già. Secondo me è il posto ideale per sviluppare esatto. foto. Dovrò solo sistemare un tavolo. Credo che lo abbia usato anche lui. Ok. Sì, certo, sì. Sistemeremo tutto. Forza, prendiamo l'attrezzatura. Ok. Harry capirà se l'esperimento ha funzionato. Con una fotocamera analogica, l'unico modo per scoprire se una fotografia è venuta bene è svilupparla. Sviluppo, arresto, fissaggio. Che buon odorino. Nella tomba di Harry esatto. Barton. Non la sì. sua tomba, ma hai capito? La okay. sua camera oscura. Uno. Devo chiudere la bottiglia. Tieni. Grazie. Caspita. Ehi, ascolta. Silenzio. È molto silenzioso, vero? Già. Straordinario. Ci troviamo esattamente nel luogo in cui Barton sviluppava i suoi negativi. È incredibile. Lui aveva trovato un angolo di pace mentre in superficie Carter si agitava gridando di sbrigarsi perché dovevano passare alle fasi successive degli scavi. Sempre di fretta, già. Con le autorità che attendevano le foto. Sì, esatto. Scommetto che aveva scelto questo posto proprio per avere ragione, un attimo di pace essere. E stare da solo. Ok, dobbiamo continuare. Andiamo. Sì, ok. Allora, oscuriamo i fari. Ci siamo. Bene, sei pronta? Ok. Sì, prontissima. Allora vado. Lentamente. Ecco.
Ecco, lui fece proprio così. Esatto. Sì, accade qualcosa, ci siamo. Potresti accendere quella torcia che hai portato? Sì. A te. Grazie. Ecco, vedi? Accidenti. La giro dall'altra parte per la telecamera, ecco. Guarda, adesso si vede. Questo è il paesaggio e questo è il cielo, ok? Bellissimo. Adesso è arrivato il momento di sciacquarlo. Sì, lì. Lo sciacquiamo. Bene, e adesso controlliamo. Sì. Grazie. Un altro po'. Molto ecco bene. Ecco fatto. Wow. Bello, vero? Guarda che dettagli. È una foto stupenda, splendida. Sto pensando a Barton e a come sarebbero stati i suoi negativi visti con una luce simile a questa. Chissà se... Sarebbero stati già, perfetti e sarebbe andato avanti. Forse li avrebbe esposti alla luce del sole, ma non dimentichiamoci che questo è soltanto un negativo, un oggetto molto sensibile alla polvere. Mm-hmm. Già, non sarebbe mai uscito gridando «Ehi, guardate, le foto sono pronte!» Li avrebbe fatti proprio attendere molto. Esatto, e guardando la sua foto avrebbe detto «Oh, che meraviglia!» Sì. Già. Sì. Congratulazioni. Ce l'abbiamo fatta, sì, è tutto esatto, merito nostro. Sì. Finiamo il lavoro. Wow, ok. Ho visitato le camere oscure di molti fotografi del passato, a partire da Ansel Adams per passare a quella di Cartier-Bresson a Parigi. Una vera bellezza. Ma nessuna di queste, secondo me, può battere quella di Barton in una tomba. Ok, mettiamola nella scatola. Forse anche Carter e Barton hanno lavorato insieme come stiamo facendo sì, noi. Forza, fianco, fammi vedere. Certo, ricordati, io sono Carter. Mostrami questa le tue foto. È ancora bagnata, l'ho sviluppata poco fa. Dunque, lui è Brett, l'egittologo dell'Università di Chicago. Mm-hmm. Si trova all'interno del tempio. L'immagine non è del tutto nitida, purtroppo. Sì, certo, ma si vedono i soggetti. Comunque, sì, questo negativo in realtà non è venuto molto bene. Cerchi delle scuse? Sì, certo, ne ho bisogno, lo ammetto, sono sincero. Però ho notato che questa lastra è molto spessa, mentre quelle di Barton erano molto più sottili. Sì, erano esatto, molto sembravano sottili, quasi un foglio. E invece, senti lo spessore di questa lastra. Prendila ai lati. Hai ragione. Sì. Sì. Già, ho leggermente sottoesposto l'immagine, ma sicuramente sarà accaduto anche a loro di sedersi qui per studiare l'inquadratura migliore e poi esaminare il risultato immaginandosi come sarebbe venuta la foto sviluppata. Tutto doveva risultare nitido e visibile. Ora, lasciamo perdere che conosciamo i soggetti, ma Barton fotografava tanti geroglifici e tutti quanti dovevano essere messi a fuoco in maniera certo, perfetta. Certo, perché era importante che un oggetto venisse fotografato bene e nel posto giusto per distinguerlo dagli altri reperti. Esatto. Adesso ti mostro un altro negativo che abbiamo sviluppato attento prima. Ormai è asciutto completamente, a parte qualche goccia di acqua. Non dunque, vedo, questo no, è il paesaggio tutto intorno al tempio. Bello. E qui c'è il muro di pietre. Sembra che sia stata scattata di notte, se ci fai caso, ma in realtà quelle macchioline bianche nel cielo questi, sono granelli di polvere. Questi puntini sono polvere? Sì, è proprio polvere. Perciò direi Ma nelle foto di Barton non c'era polvere. Non so proprio come abbia fatto, sinceramente. Dovrai tornare nella tomba per scattare altre foto. Ma devo dire che il risultato finale di questo negativo è comunque accettabile. Sì, in effetti è molto bella. Cori, per me male, è un 5 su una scala da 1 a 10. Sinceramente, non ho mai visto una fotografia di Barton che fosse troppo sovraesposta o sottoesposta. Erano perfette. Forse non le abbiamo viste tutte. Magari ha gettato via quelle oppure peggiori. Oppure gli sono cadute mentre le maneggiava. Sono oggetti molto fragili questi. La perfezione tecnica delle immagini di Barton continua a ispirare molti egittologi, tra cui una squadra di professionisti che utilizza una tecnologia avanzata per documentare questi siti. Che immagine stupenda! Da dove proviene? Proviene dalla tomba di Seti I nella Valle dei Re. Si trova sulla parete ovest della Sala delle Bellezze.
Barton scattò delle foto anche nella tomba di Seti I, vero? Sì, ha scattato delle foto magnifiche. Abbiamo studiato tutte le sue fotografie della tomba ritrovate nei diari e le abbiamo usate per programmare il nostro lavoro. Questo procedimento ci ha aiutato a capire il tipo di tecnologia da adoperare per il nostro esperimento. Guardi, per esempio, quanto sono dettagliate queste foto. Dei maleducati hanno inciso qui i loro nomi. È imbarazzante. Sì, abbiamo ritrovato anche dei graffiti. Qui c'è scritto 1876. Si riesce a vedere a occhio nudo? No, non si può, è impossibile. Come le avete rese così nitide? Questa foto è stata realizzata da uno scanner 3D progettato dalla nostra azienda. È composto da due telecamere e da un laser. Mentre il laser si sposta sulla superficie della parete, le due telecamere catturano ogni suo movimento. Sembra vera. Lo è. Adesso le mostro qualcosa che le piacerà. Questa è una ricostruzione 3D della Sala delle Bellezze. Come avete fatto? Si tratta di un collage di tante foto sovrapposte. Viene chiamata fotogrammetria. Questi professionisti vogliono utilizzare le immagini 3D per realizzare una replica in scala del sito. In questo modo i turisti potrebbero visitare la replica senza dover entrare nella vera tomba. Esatto, e soprattutto senza danneggiarla. L'obiettivo di Barton era quello di documentare ogni reperto egizio. Sarebbe rimasto entusiasta da questa tecnologia. Gli sarebbe piaciuta. È vero. Se Barton avesse avuto questo tipo di tecnologia a disposizione, sono certa che avrebbe realizzato qualcosa di molto simile. La fotocamera di Barton immortalò ogni momento degli scavi di Carter. Ma gli scatti più suggestivi sono quelli che mostrano le fasi della scoperta della camera funeraria del faraone. Quando venne mummificato circa 3.000 anni fa, le spoglie di Tutankhamon furono adagiate in un sarcofago di legno decorato, racchiuso in altri due sarcofagi, come una matriosca. Il primo piano del sigillo intatto del complesso tombale era la prova che la camera non era stata saccheggiata dai ladri. Impiegarono mesi per catalogare e studiare tutti i reperti rinvenuti soltanto in quella camera. E, a detta di Carter, lavoravamo stretti come sardine e spesso in posizioni davvero imbarazzanti, finché non venne rivelato l'ultimo sarcofago dei tre che nascondevano la mummia. E Carter si ritrovò faccia a faccia con la maschera del faraone. Mi è venuta un'idea, Margaret. Sì? C'è una splendida foto che Barton scattò a Carter mentre stava lavorando al sarcofago di Tutankhamon. I soggetti sono illuminati da una singola luce. È un momento splendido. Ritrae i due mentre si guardano negli occhi. Una foto che suscita una grande emozione ed è avvenuto proprio qui. Mi piacerebbe scattare la stessa fotografia in questo luogo con una lunga esposizione e sistemando le luci in quel modo per ricreare il medesimo effetto. Che ne dici? Non sarebbe male. Grandioso, ottimo. Devi inchinarti un po' e stendere il braccio come se lo stessi spolverando o ripulendo qualcosa. Cerca di calarti un po' nei panni di Carter. Così? Esatto, ferma così, non ti muovere. Carter era un uomo dal carattere difficile. Era determinato, caparbio e si batté con tutto se stesso per realizzare gli scavi. Resta ferma così. Fu licenziato dal suo incarico in Egitto dopo uno scontro con le autorità governative. Dimmi quando sei pronta. Poi ritornò sui suoi passi e terminò il lavoro. Resta ferma per circa 2 secondi nella stessa posizione. Anche Harry Barton era un perfezionista, ma con un carattere semplice e molto diplomatico. Ok, adesso non ti muovere. Un buon amico da avere al proprio fianco durante i periodi bui. Perfetto, Margaret, grazie mille. Non immaginavo fosse così difficile. Già. I due uomini erano legati tra loro da un profondo e reciproco rispetto. Barton era uno dei due membri originali della numerosa squadra di Carter, che restò al suo fianco fino alla fine.
Barton terminò di lavorare alla tomba il 1 gennaio 1933. Una sera incontrò Carter durante la cena di Natale al Metropolitan House e parlando i due si accorsero di non aver scattato delle foto al sarcofago. Così tornarono alla tomba e Barton realizzò delle splendide immagini, molto suggestive della camera funeraria e dello scrigno sorvegliato dalle quattro divinità. In seguito Barton scrisse una lettera a un collega di New York dicendo: «Oggi ho davvero terminato il mio lavoro su Tutankhamon. Sono felicissimo. Sembrava non finisse più. È troppo bello per essere vero». Aveva completato il suo incarico più grande, ma non era ancora pronto per abbandonare la sua fotocamera. Barton continuò a lavorare in Egitto per l'Opera House fino alla sua morte nel 1940. Avevo sempre osservato le foto di Harry Barton, dando quasi per scontato il suo lavoro. Come la maggior parte degli appassionati della storia di Tutankhamon, ho visto centinaia di immagini collegate agli scavi, ma senza mai interessarmi a chi le avesse realizzate. Non commetterò più quell'errore. Harry, quelle due lastre le ho viste prima. Per caso hai realizzato anche le stampe? Sì, questa è la foto del paesaggio roccioso. Esatto, è quella che presentava le macchie di polvere. Sì, un bel po' di macchie. Però se la guardi nell'insieme sembra che sia una foto d'altri tempi. Invece è stata scattata solo un paio di giorni fa. Potrebbe quasi essere una di quelle scartate da Barton. Oh, grazie tante, Margaret. E poi abbiamo questa, che è molto particolare. Brett era sulla scala e, se ricordi, mi preoccupavo che fosse sottoesposta, ma in realtà gioca a nostro favore. Qui in alto si riescono a vedere i geroglifici e Brett potrebbe quasi confondersi con Carter, no? Sì, gli mancano solamente i baffi. Esatto. Sembra davvero una foto d'epoca, una del 1920. Perché ho utilizzato la stessa tecnica, una fotocamera simile e gli stessi negativi seguendo il metodo di Barton. Come immagini la relazione lavorativa tra Barton e Carter? Secondo te Carter gli ordinava a bacchetta ciò che doveva fotografare? Questo, quello, quell'altro, come un regista? Oppure no? Sì, ma credo che Barton trascendesse dal suo semplice stato lavorativo. Dopotutto si era specializzato a Firenze con dei grandi maestri. Aveva sempre avuto un occhio per l'estetica e per lui tutto quello che faceva era esperienza. Suppongo sia stato anche un eccellente archeologo. Sì, certo, per quell'epoca. Esatto. Tutte le sue abilità vennero finalmente svelate quando Carter lo chiamò a lavorare per lui, quando gli disse che aveva bisogno della sua competenza per realizzare qualcosa di veramente speciale, come il lavoro alla tomba del faraone. Qualsiasi fotografo avrebbe accettato. Ed è quello che fece. E lo fece anche bene. Che cosa hai provato a lavorare qui seguendo le sue orme, se così vogliamo dire? Prima di tutto ho apprezzato il fatto di poter lavorare negli stessi luoghi di Barton. Forse ho addirittura piazzato la mia fotocamera negli stessi punti in cui lui sistemò la sua per scattare quelle belle foto, sia all'esterno che nella tomba stessa. Dimenticavo una cosa. Oh, la mia foto! Sì, quella dove ci sei tu. Dunque, per me, questa è il punto d'incontro di tutte le tecniche che ho praticato qui. L'intero progetto si riassume in questa foto, dove una volta c'erano Carter e Barton, ora ci siamo io e te. Se l'avessi scattata io con la mia fotocamera, avrei evitato di aggiungerci anche la ringhiera, mentre tu l'hai resa un elemento artistico. Nelle foto di Barton si vedono sempre degli elementi dell'ambiente circostante. Gli attrezzi da lavoro, le travi, le corde, le cinghie. Le luci. Esatto. Perciò ho cercato di calarmi nei panni di Barton e ricreare la stessa fotografia, rendendo la ringhiera un elemento della scenografia. Documenta un momento attuale, proprio come fece Barton con gli scatti dell'epoca. Inoltre, è davvero una splendida foto. Grazie, Margaret. È davvero bella, Harry. E non lo dico solo perché il soggetto sono io.